Buon pomeriggio a tutti amici youtubiani e benvenuti in questa nuova live streaming. Oh, è di nuovo martedì e quindi nuova live. Ragazzi, oggi una live davvero davvero particolare con Yo-Kai Watch Blasters 2. Ci sono molte cose da fare quest'oggi e molti nuovi amici da trovare con la slot Kai, perché l'altra volta io tutto quanto baldanzoso ho detto: ah ragazzi, facciamo con la freccia che abbiamo più probabilità di trovare nuovi amici yokai. E invece solo due slottate ho fatto, perché la freccia si è fermata sul 2. Però oggi ci rifacciamo. Oggi ci rifacciamo. Tra l'altro, il gioco mi parte dalla... non mi parte dall'ultimo salvataggio, ma mi parte direttamente dal capitolo 4. E l'ho avviato, però mi parte direttamente dal capitolo 4 e non da quando ho salvato l'ultima volta. A quanto pare c'è stato qualche problemino con il salvataggio, ma non fa nulla, non è un problema. Direi allora di scambiare subito la schermata. Oggi ragazzi c'è davvero davvero tantissima roba da provare in Yo-Kai Watch Blasters 2, nonché il risveglio di Bamba Raiar. Questo è un capitolo molto importante e pregno di lore. Bene, sembra che siate tutti qui. È giunto il momento di parlarvi di Bamba Raiar e del suo tesoro. Non ci tenga sulle spine, ci racconti tutto, Nia. Dunque, Bamba Raiar è lo spirito che protegge quest'isola. Vuole dire che anche lui è uno yokai? Non ne siamo certi, ma in realtà sì. Per ora, per noi, è soltanto uno spirito. Vi basti sapere comunque che è il guardiano dell'isola del mistero. Si dice che possa avverare i desideri di chiunque si presenti al suo cospetto. E praticamente è quel genio di cui abbiamo sentito parlare nel secondo capitolo, se non sbaglio. Qualsiasi desiderio ha detto, incredibile! Si può anche dire che il vero tesoro di quest'isola sia proprio Bamba Raiar, che tra l'altro non ho mai neanche affrontato in Magnum, quindi penso che in questo salvataggio lo affronterò. Ora capisco, forse anche i Bundori sono qui per cercare lui, ovviamente. Tuttavia, si dice che anche Bamba Raiar sia nel mezzo di un sonno profondo. Per svegliarlo è necessario emettere un suono molto forte. Senza un suono potente a sufficienza non è possibile destarlo dal suo sonno. Quindi, in sostanza, dobbiamo trovare qualcosa che emetta un forte rumore. Esattamente, finché continuerà a dormire non potremo incontrarlo. Sono d'accordo, ma dove potremmo trovare uno strumento simile? Tranquilli, l'oggetto che ci serve si trova nel prossimo covo dell'isola. Perfetto. Cosa stiamo aspettando allora? Andiamoci subito. Non così in fretta, quel labirinto abitano molti yokai potenti. Ed è quello che speravo in effetti, perché mi servono un paio di yokai forti. Gli abitanti sono spaventati e infatti nessuno vi si è mai addentrato. Vorrà dire che saremo noi a farlo per primi? Non è proprio ciò a cui stavo pensando. Voi dovreste essere in grado di farcela. Per mille giravolte, chissà che tipo di covo esploreremo stavolta. Speriamo uno abbastanza tosto, che ho voglia di sgranchirmi i pollici. Gioco con i pollici. Quindi sono loro i famosi Blaster Steel. Torna anche Nyansete, che parla esattamente come un bambino. Bene, a quanto pare Granchio Anziano confida ancora su di noi. Tuttavia io non credo che siete pronti per affrontare questi nuovi nemici. Proprio per questo ho qui pronti due regali che vi aiuteranno a migliorare. Che bello! Vediamo un po' che roba è. Iniziamo con il primo. Ho preparato per voi un programma di allenamento speciale. Questo è un bellissimo regalo. Ah, certo. Ora si sbloccano le fusioni. Va bene. Seguiamo quello rapido alla lettera. La cosa buona è che sbloccando le fusioni... ecco, ora c'è anche la divisa più adatta, che la troviamo nell'armadio dell'accampamento. E praticamente le fusioni servono a sbloccare le pietre. Tu fondi pezzi di pietra e puoi sbloccare dungeon sempre più potenti. Quando giocavi online su Yo-Kai Watch Blasters 1 hai trovato persone scarse? Ma online quando non giocavo... quando giocavo per conto mio, sì. Quando giocavo con voi, no. Allora, sblocchiamo le fusioni. Le live dove le ricarico? Rimane qui, rimane. Non è che la ricarico. Le trovi sul canale, sui video. E ora alla tenda. Certo, caro. Andiamo subitissimo alla tenda. Inoltre, non perderò tempo nei dungeon, ma penso che comprerò le mappe, perché sennò si perde troppo tempo.
Che bella nuova uniforme! E anche della taglia giusta per me. Sì, ti ha preso le misure Nevina quando dormivi, quindi... Ora sì che siete le veri cerca tesori. Con Gibagnanti possiamo trovare tesori, mentre con Coma sa disattivare le trappole, il che è una buona cosa. Ora sono un cerca tesori a tutti gli effetti, yeah! Ma hai pensato di andare sul sito Viola? Sì, ma già qui faccio pochi spect, figurati là, quando ne faccio ancora di meno. Anche se sì, per streamare è meglio. Allora, Komasan, io a Komasan veramente gli avrei dato la cura. Però non so se me la tiene così. Ah, la leva. Vabbè, amen. Facciamo senza cure. Livello 20. Ah, sì, non ci sono per Neradama. Vabbè. Mi toppia quando torna? Fra poco. Dovrebbe tornare questa settimana, a dire il vero. Ho quasi registrato tutto l'altro ieri, quindi... Domani registro Mitopia e penso che per venerdì sabato torna. Quanto costa Blasters 2? Ma dipende. Se lo compri ora ti costa anche 50-60 euro. Oh, lo trovi su eBay molto più facilmente che Amazon. Il problema è che ti potrebbero far pagare le spese di spedizione. No, le spese di spedizione, a parte quelle. L'importo, le tasse sull'importo, sulla dogana. Anche se Mitopia mi sa che dopo il Granduca del Male c'è ancora altro da fare perché non mi ha sbloccato. A parte che non ho preso neanche le mappe, vabbè. Non mi ha sbloccato ancora alcune aree, quindi devo vedere per benino. Niente. Gibaban, sì. Puntamela, caro. Bene. Bravissimo, grandissimo. Grande. Grandissimo, Komasan. Andiamocene via da qua dentro. Ottimo lavoro, ragazzi, per quanto riguarda il prossimo covo. Attenzione, c'è Scavulcagnano che ha fatto una grande scoperta. Calmati, Scavulcagnano. Cos'è questa fretta? Perché andate un'occhiata a voi stessi? Che cosa sarebbe quel coso? Oddio. Questo è uno degli oggetti più inutili per chi non ha voglia di giocare. Tra l'altro questo qui, io quando l'ho tradotto per conto mio non ci ho capito una mazza perché parlava solo in katakana. Tanto se avete giocato Yo-Kai Watch 3 sapete cosa fa. Vai. Tentiamo la sorte. 7. Buono. E invece no. Niente cielo coda. Tanto è già scriptata questa. Se deve capitare rosso. Se deve capitare rosso, capita rosso. Se deve capitare bianco, capita bianco. Un'altra con questa, poi. Ah, capita bianco, vabbè. Allora, tesoro del prestigio non sarebbe male perché è una buona difesa. Arachnia. Oh yeah. Ma perché? Perché mi devi ferire così? Almeno il terzo premio. Attenzione. Ah, maloriccio. Questa non ho idea di cosa mi possa dare. Ah, qui ci sono un po' di yokai, effettivamente. Pala Insta... Oddio, sì, vieni qua. No! Che pezzo di... Oh, yeah! Yes! Questo mi piace! Va bene, va bene, va bene. Allora, vorrei provare ancora una volta a prendere uno yokai. Sì! Vieni bello, vieni qui, vieni qui! Buono, Asonian! Subito in squadra! Bene, bene, bene. Sì, giusto. Funyan Ace. Esiste Sangok Shi su mobile? Mi pare di sì. Si chiama Kunitori Wars. Allora. No, da Felice bisogna andare, giusto? Oddio, anche livello 1 è già quasi più forte di Pester. Rango 19, amen. Dopo ci ritorno. Tanto, dobbiamo stare qui tanto. Dobbiamo forza farli i livelli. Uscirà mai Puni in italiano? No. C'era Puni, ma... Era Wibble Wobble, che poi hanno cancellato. Bambina la migliore vuole farti un video contro.
Cazzi suoi, che me ne frega a me sinceramente, il mio video contro. Se lo facesse, perdere tempo. Non è un problema mio. Ma lei è la migliore. È normale che mi fa un video contro, no? Deve provare che è la migliore. Hai messo l'hack su Punipuni. Fai bene, perché tanto alla fine è un po' palloso come gioco alla fine. Ah, che faticaccia, era davvero pesante. Porterei gameplay diamante lucente, perla splendente o leggende. No, e leggende, è diverso. L'avete svuotato, vero? Beh, essendo chiuso dall'interno, non credo che l'abbiano fatto. Com'è possibile che un sarcofago sia chiuso dall'interno? Bene, ci siamo. Il sarcofago sta parlando! C'è qualcosa dentro. Fate attenzione. Ciao a tutti, Tanan siete. Nian Sete II esige più rispetto. È l'erede al trono del suo paese. Sì, me lo ricordo che parla così. Sarà anche piccolino, ma è davvero coraggioso, sapete? Cosa sono quelle facce? Non avete mai visto un gatto così carino? Beh, per essere piccolo è molto vanitoso. Sa che presuntuoso. Ma quindi, se c'è lui dentro il sarcofago, vuol dire che... Oh, toh, piace questo, va. Stavate cercando questo? Ma come facevi a sapere che stavamo cercando quel gong? Anche tu sei un gatto, no? Allora conosci bene il nostro super fiuto. Nian Sete II vi aveva sentito parlare di Babbala... Babbalaya. E così vi ha seguiti. Un attimo, quindi la voce che ho sentito era la tua? Non mi sorprende, così piccolo sarà sicuramente riuscito a sfuggirci. Quando sono entrato nel covo però ho però visto un mostro molto molto brutto. Scappando, Nian Sete II si è rifugiato in questo sarcofago. Poi si è addormentato e ora è qua con tutti voi. Comunque non ho più bisogno di questo, prendetelo. In cambio però Nian Sete vi chiede di dargli una mano. Cioè aspetta, tu vieni qua senza permesso e ora pretendi anche che ti aiutiamo? Lasciate parlare il futuro re. Ovviamente Zomborg e Nian Sete si conoscono. Eccolo, è lui, il mostro del covo! Ma non è vero, poverino. Quindi poco fa il nostro piccolo amico ha visto Zomborg? Nian Sete, non mi riconoscete? Sono il vostro fedele servitore! Non dire sciocchezze, Nian Sete non ha servitori! Sono diventato uno zombie solo dopo essere stato al vostro servizio. Ah, che bello! Non ricordate proprio? Facevamo sempre il gioco dell'aereo. Quando eravate ancora un neonato, perché adesso è cresciuto, vi portavo sempre sulle spalle. Hai detto che ti chiami Zomborg, giusto? Esatto, avvicinatevi e guardatemi meglio, Nian Sete, sono proprio io. Non sei tu, tu sei soltanto uno zombie. Beh, sì, in effetti, è vero. Oh no, Nian Sete II, come potete non ricordarvi di me? Mi chiedo quante altre cose ci terrai nascoste, Zomborg. Hai detto che sei venuto qui per cercare gli illusionista, ma... Forse è meglio che vi racconti la storia di Nian Sete. Ma non è che mi interessa molto la storia di Nian Sete. Nian Sete è l'erede al trono del mio paese. Se ha lasciato la patria, forse laggiù sta succedendo qualcosa di brutto. Ah, capisco. Tuttavia probabilmente si trova qua sull'isola per cercare una soluzione. Credo che anche lui sia qui per trovare Bambaraya. Ma se non si ricorda di essere... che tu eri il suo servitore... Come fa a sapere quello che deve fare? E poi ce l'avrebbe anche detto, no? Ok, vai col gong. Sembra una specie di strumento musicale o qualcosa del genere. Proprio così, questo è il gong yokai. Bene, è giunta l'ora di suonarlo. Al mio attacco! Per mille gira volte mi gira la testa. Che rumore assordante. Si sarà svegliato Bambalaya? No, non credo che sia stato sufficiente a destarlo dal suo sonno. Capisco, quindi immagino che sia ancora addormentato. Non facciamoci prendere dal panico, sono sicuro che ce la faremo. Il Gong Yokai ha un potere a dir poco immenso, non abbiate fretta. È probabile, tra l'altro, che d'ora in poi nei covi succedano stranezze. Esattamente. Di che tipo? Qualsiasi spiegazione sarebbe inutile, lo vedrete con i vostri stessi occhi e va bene. Oh, beh, rassicurante. A quanto pare quest'isola non finisce mai di stupirci. Pronti, ragazzi? E cos'è? Oppure i Kuyo, come dicono loro, i Kuyo, capito? Lo sono molto scurrili. Ah, no, aspetta, aspetta, aspetta un secondo, caro. Io voglio andare alla ruota. Allora, antico relitto. Nonno fame. Vai. Me lo punti, grazie. Vabbè, sì. Puntato alla fine proprio. RPG preferito?
Ti potrei dire molto banalmente Final Fantasy. Ah. Anche se gli RPG di Mario sono molto molto carini. La Leggenda delle Sette Stelle non mi è piaciuta. Devo essere sincero. Cioè, ho giocato, ma non mi è piaciuto. È proprio il primissimo RPG di Mario. Non mi è piaciuto molto. Ma gli altri titoli, tipo Fratelli nel Tempo, Bowser's Inside Story, Viaggio al centro di Bowser, quello è fenomenale. Oh, bentornati! Yes! Signor Granchianziano, ci stiamo impegnando molto in effetti. Come mai ci ha accolti nuovamente? Scommetto che ha qualcosa da dirci. Hai colto nel segno, vorrei parlarvi del famoso pirata Billy il Vagabondo. Ma lo conosciamo, Billy il Vagabondo. Ad essere onesti, non ne so quasi niente. Ma come? Non ne so niente, però ve ne parlo. So per certo che da quando vi mise i piedi su quest'isola, quest'isola sembra essere cambiata, ho perso una virgola. Da quel momento, infatti, iniziarono a comparire covi dappertutto. Poi, come credo che già sappiate, dopo essere entrato in uno di questi covi, Billy il Vagabondo non fece più ritorno sulla superficie. Si dice che facendo attenzione ancora si possa sentire il suo piccone. Sta dicendo che Billy il Vagabondo si trova ancora sull'isola? Proprio così, sono sicuro che sia ancora vivo. Credo che sia giunto il momento di rivelarvi dov'è questo covo. Ok. Covo oscuro. Il nome dice tutto. Si tratta di un covo molto difficile. Tuttavia, avrai la possibilità di salvare quando sconfiggerai un mostro. Eccolo qua, Granchio Monaco. Bello. Uno che si presenta con Chokki. Monaco perché è un granchio. Sì, io so. Infatti, aspettavo che mi confermassi sta cosa. Io dico, mi sto zitto perché voglio vedere se me lo dice lui. Vieni qui. No, no, ti finisco con l'attacco normale. Ma Drago è fighissimo, però è inutile in battaglia. Non lo so perché non l'ho mai provato. Oddio, un tesoro perduto potrebbe essere buono. Bene, preparativi ultimati. Siete pronti per la prossima sfida? Dunque, ci siamo. Secondo la leggenda, il tesoro di Bambaraya fa avverare ogni desiderio. Fantastico, potremmo avere tutto ciò che vorremmo? Saremo ricoperti d'oro. Che meraviglia! Mi sto già immaginando ordini infiniti di barrette di cioccolato. Pensa a pagare prima i 100 milioni, quello che era per la tipa là. Komasan si comprerà il gelato. Il mio eccesso lavoro da valletto ha finalmente ripagato. Dopo anni di gavetta potrò considerarmi anch'io ricco! Il mio sogno di costruire una palestra d'oro. Il mio sogno di costruire una palestra d'oro sta per realizzarsi. I miei pettorali stanno già fremendo. Non esaltiamoci troppo, non dobbiamo sottovalutare la famiglia Bundori. Ok. Sì, Billy si trova ancora sull'isola, certo. Se continueremo a collaborare ce la faremo. Lotteremo insieme per il tesoro di Bambaraya e lo troveremo! Queste spedizioni si fanno sempre più interessanti. Oh sì. La prossima volta non ti immagini neanche quanto sarà emozionante. Ok, Blasters, forza! Dobbiamo puntare sempre più in alto. Al lavoro, ragazzi! Tra l'altro, fun fact, oggi stava per saltare la live. Così, no? Giusto per farvelo sapere. Allora, iniziamo. Ah, così, iniziamo. Allora, il quarto iniziava senza introduzione. Proprio, la trappola di Giacomiao. Perfetto, allora, il capitolo inizia. Cercherò di portarmi a livello 20 con sta cavolo di squadra e poi prendere Neradama, ok? La storia l'ho finita in un giorno. Sì, si finisce, voglia. 12 ore ci vorranno più o meno. Neanche. Ha delle indicazioni precise per noi, signor Granchi Anziano? Però se leggi i dialoghi, ci vogliono. Certo, per arrivare da Bambaraya ci serviranno le tre spade del tesoro. Ah, queste me le ricordo. Non sarà facile ottenerle, ma sono sicuro che voi ce la farete. Tre spade del tesoro? Caspita, non sarà facile trovarle. Niente paura, le spade si trovano nei covi dei nostri antenati. Una volta ottenute, Bambaraya sarà libera la strada. Se saremo bravi, riusciremo anche a precedere quella dannata famiglia. La famiglia di Don Toretto. Con queste spade del tesoro saremo invincibili! Speriamo. Ti sbagli. Se usata male, la spada resta soltanto un prolungamento del braccio. È vero.
È quello che dice ogni maestro samurai. La spada è un prolungamento del braccio, però deve essere... È il braccio che fa la spada, non la spada che fa il guerriero. Ma che cazzo stai a dire? Quindi la differenza fra una spada buona e una ottima è il braccio di chi la usa. Ricordatevelo sempre, cari ragazzi. Colui che sarà in grado di maneggiare la sua spada potrà sconfiggere tutti i mali. I tre yokai che proteggono le tre spade si trovano tutti nei prossimi covi. Quindi mostratemi la vostra forza e ottenete le tre spade del tesoro. Beh, sembra davvero fantastico, un'avventura coi fiocchi! Dovrete armarvi di coraggio e pazienza, dimostratevi di poter contare su di voi. Lasciate scorrere via le vostre paure e gettatevi a capofitto nella mischia. Non dimenticatevelo mai, l'impegno è l'unica strada verso il successo. Certo che questo qua, impegnatevi, via verso il successo, forza! Granchi anziano, ma voi quanti siete nella tribù? Non c'avete qualche guerriero che possa andare nei covi a fare il lavoro vostro? E non noi che facciamo il vostro. Invece no, dobbiamo aiutare anche gli altri. Basta che abbiate afferrato il succo del discorso. Mi sembra che abbiate capito tutto. Forza allora, andate, ciao, via. E sì, al lavoro con calma e per favore, prima cosa. Eccoci qua. Dunque, sergente, avremo due nuovi alleati d'ora in avanti. Saranno quei momenti. Allora, Danz, vieni qua. Il primo, giusto? Alleluia. Kyakkihime, bel nome. Vediamo un po' se i nomi l'avete tradotti. No! Kuruyaki? Ah, perché certo, nero. Nah, nulla, nulla, Pepe. Chissà che nomi c'ha. Aspetta, ora che ci sarebbe da fare ora? Perché per la prossima live ho già in mente una cosa diversa da fare. Rovina il coraggio. Chi è primo? Ah, super manager. Allora scusami. Questi due fatti, vabbè, quello che era. Comunque sia, questi ragazzi, dopo ci sarà una cosa particolare per la prossima live. La stella di Rosetta. Rosetta Stone. Che fa le traduzioni. Questo qua, eccolo. La prima prova del covo oscuro. Questo vorrei provarlo su Magnum, magari. Però quindi prossima live, mi raccomando, preparate i vostri 3DS che giocheremo un bel po' in live. Faremo un paio d'ore almeno, tra storia e amichevoli. In ogni modo, ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito la live. E niente, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!